Si sente una moto, un motore sul sottofondo. È vicino, sì. Rombo di motori con Luca De Tullio. Ragazzi, come dire, che bella Puglia. Diciamo di sì, dai, ci stiamo sempre riscattando in ambito nazionale, internazionale. Io direi più che altro stiamo mettendo l'orecchietta al posto giusto, per dire, perché la Puglia è diventata veramente una nazione leader e con mio grande piacere, dicevano il piccolino della famiglia, a me mi sembra tanto piccolino della famiglia perché anche tu hai sviluppato abbondantemente, abbiamo raggiunto la fatidica altezza di? 1,79, 1,80, da tanto che non mi misuro. Rispetto al fratellino piccolino. Sì. Come la va? Bene, dai, ci stiamo allenando sempre bene in vista dei prossimi campionati italiani assoluti che sono tra qualche giorno. Senti, ma 400, no? Sì. Solo quelli? No, 4, 800 e 1500. Come sempre. Come al solito, no? Mi pare che il programma da quando sono venuto qui, 1500 sono diventati un must per ogni gara. Senti, poi qui in famiglia è arrivato anche il fratello. Certo, sì. C'è stato il ricongiungimento familiare che mi pare una cosa, esatto, che stimola. Anche perché ti ricordi, le prime interviste con Sue Imbezza si parlava di un ipotetico... Aspetta, mi ricordo 2024 Olimpiadi, final. È ancora un po' presto per fare questi pensieri. Lui, il fratellino, ci avrà qualche problema, perché tu mi stai dimensionando e stai sviluppando bene. Lui, insomma, voglio dire, è già un affermato nuotatore. Sì, anche molto più di me, se dobbiamo dirla tutta. Senti, ma a proposito di 400 stile, qui con te si allena un ragazzino che ha qualche anno di... meno di te, sotto Galossi, che mordicchia un po' quello che ormai conosciamo tutti, il famoso Lorenzo Galossi, che ha fatto una bellissima prestazione qualche giorno fa a 3:39.90. Che hai pensato? Ho pensato che è troppo forte. Troppo fortissimo, forte, fortissimo. Cioè, veramente tanto talento, io non sono sicuro di questo fatto. Deve riuscire a riempirlo comunque. Ma mi piace detto da te, perché poi io dicevo, guarda che gran talento, certo, che ha De Tullio. Ci, no? Vuole sempre competizione ed è sfida, però nel senso positivo. Però questi crescono, 1,90 m. Vabbè, io devo cercare sempre di tenere la mano avanti nelle gare dove posso. Però senti, la battuta che avevo fatto a un altro tuo collega, la Procaccini, altezza, mezza bellezza natatoria, mm-hmm, vale fino a un certo punto. Perché ad esempio tuo fratello... se ne è fatto un sorta di buffer, almeno. Sì. Se ne sta. Poi certo, se uno riuscisse a mettere qualche centimetro in più, non farebbe male. Non però farebbe ci male, accontentiamo però... dei geni che mi hanno dato i miei genitori. Ringraziamoli sempre, certo, che hanno fatto una famiglia che ce ne siano così tanti di De Tullio in giro. Ma dicevo, sui 4, gli 8 e 1500, adesso penso sia arrivato il momento, non lo so, mi metto a fare il ragionamento del tuo allenatore che si chiama come me, Cristian, sì, Minotti, detto l'oscuro. Avrà fatto un ragionamento con te, andiamo a concretizzare su allora, qualcosa? Allora, in realtà ancora no, perché comunque sia ho 18, quasi 19 anni, quindi di percorso... mi piace di percorso... 18, quindi, no, sono maggiorenne, ma aspetta un attimo. Di percorso natatorio ce n'è ancora tanto davanti, però... man mano che si va avanti con l'età, prima o poi mi specializzerò. Adesso ormai faccio praticamente solo stile, i misti non li tocco quasi più, li ho fatti solamente così. Sì, no, li ho fatti... poi c'è la seconda, l'altra parte, appunto. Un altro piccolino lì. Quindi diciamo che ormai mi sono specializzato nello stile libero. Più avanti col tempo vedremo anche nella distanza. Man mano che va avanti emerge sempre di più, però vedremo poi con andare avanti nel tempo. Senti, lo zio, per quanto riguarda, hai capito di chi parliamo, no? Più o meno. Lo zio, quello che sta... ma mi dicono sia a Tenerife con l'altro zio, con lo zio dello zio. Cioè praticamente, Deti, si trova un bel parterre con voi attorno. Non lo so, perché neanche... Che messaggi 400... gli mandi? Nessuno. Perché nei 400 metri stile libero ancora ne ho tanta di strada da fare, perché non ho la velocità. E quindi penso che più avanti nel tempo mi specializzerò sempre di più nei 1500, che è una gara che mi piace fare. Quella dei paltrinieri, cioè, certo. L'altro devo andare a mettere un pochettino le zampe dietro, quindi... E ti piacciono i 1500? Sì. Ti piace un po' meno il mare? Sì, il mare non l'ho mai fatto, non so se lo farò mai, vedremo un po' come va. Chi avevo visto io in Puglia in mezzo al mare a nuotare? Te o tuo fratello? Marco, quindi... fece un po' di tempo fa una gara a mare, sì. Io c'ero, e ho detto, ma lui... piaciuto, non so, sarà l'aria di mare dai. Vostra, insomma, che sì. Tira.
Però manca un po' il mare di giù, perché qui non lo vedo sempre. Non lo vedi sempre? No. Ti portano Ostia, ti portano... sono andato qualche volta a Ostia, però... A Fregene, un po' più chic. L'estate, adesso no. Si fa per dire, così. Però tu hai bisogno di acqua, tanta, certo, acqua. Sì. Senti, hai nuotato in questa... Sì, in fortunatamente questa... la piscina acquanina ci ha offerto la vasca esterna per nuotare. Mi sono anche abbronzato, non so se si vede poi dal segno degli occhialini. Beh, conta, perché poi presentarsi all'assoluto con la giusta dinamica, certo, fa un po' di pelle, perché dice, t'ho detto, cioè, lo zio, quindi Detti, stava a Tenerife, quindi arriverà tutto bello, bello scuretto. No? Vabbè, anche noi faremo vedere che siamo arrivati un po' più abbronzati. L'addominale va bene, sempre tirato il giusto? Sempre l'addominale al contrario, non lo facciamo vedere. Ah, no, al contrario. Anche tu c'hai questo problema. Certo. questa è una... È un momento di stagione dove bisogna accumulare un minimo di grasso sottocutaneo. Sì, no? Sì, poi dopo, tanto per tirarsi, c'è tempo. Verso l'estate mi tiro un po' di più. Senti, ci pensi all'Europeo di Roma? Ci penso sì, anche tanto, perché comunque è un obiettivo concreto. Quest'anno mi piacerebbe tantissimo poter partecipare agli Europei di Roma, soprattutto perché sono in casa. Però... Mi piace questa cosa, in casa, ti senti già romano d'adozione. Sì, sì, sì. Poi Aniele. No, c'è la possibilità, quindi sarei contento se avvenisse questo mio desiderio. Se poi non avviene, non succede nulla. No, ma secondo me avviene. Io non dico nulla. Mi guardo le stelle e dico, mai De Tullio ci devono essere tutti quanti. Perché il mio sogno, mio, il personalissimo sogno di Christian Zic è vedere all'Olimpiade una finale. Sarebbe un po' il sogno di tutta la famiglia. Non so se tuo diciamo. Fratello è 1500 ci pensa. Non credo. No. Speriamo di no. Andiamo una via di mezzo, facciamo l'800. No, vedremo 800. Un po' come si evolve la situazione. Come ho detto prima, un po' presto per parlare del 2024. Però guarda che dal punto di vista i due fratelli pugliesi. Perché, farebbe un po' di scena. I due pugliesi, no? Mannaggia. Ti senti bello carico? Sì, ma abbastanza. Sai che normalmente... Nel nostro mondo l'intervista pre-assoluto non è molto gradita. E invece tu mi pare che... No, sono... Ma sì, ma diciamocela tutto, vado lì, gli faccio una cosa così. E dopodiché, fino a mercoledì. E fai anche il campionato squadre. Sì, cioè non lo so più o meno. Come dipende da... verrà deciso lì al momento se parteciperò o meno. Ma figurati se non una pedina... non lo so io. Alla De Tullio come se... Se avessi una certezza lo direi, purtroppo non lo so nemmeno io. Quindi poi chiameremo... Si vedrà tutto lì al Gianni momento. Gianni Nagni, chi chiama, sì. Le dirigenze massime. Io, a me piacerebbe farlo, perché comunque una finale alla Coppa Caduti di Brema non l'ho mai fatta, quindi sarebbe divertente. Però passiamo dalla lunga alla corta. Sì. Quindi, tu cosa preferisci? La lunga. Beh, ovvio. Molto è di più. È l'unica vasca. Certo. Diciamolo. Il nuoto. Sono convinto. L'altro è un po'... Le gare importanti sono... Bravo, siamo tutti lunga. Della stessa idea. Con questa idea, come dire... Ci saluti il fratellino? Certo. Magari possiamo trovare un'altra volta. Un altro giorno. Poi magari si arrabbia, no? Dice, a me non mi considerate. A noi invece piace tutta quanta la famiglia. Ma a proposito, c'era anche un'altra componente, no? Sì, un fratellino piccolo che sta un qua altro componente. Sì. Si chiama Andrea. Andrea, dove sta Andrea, scusa? Sta qua a Roma. Viene ad allenarsi la sera, sempre qui all'Acquanina. Come la sera? Quali serali lui? Perché va a scuola, giustamente, deve studiare, viene un po' più tardi. E tu invece con lo studio come stai? Sto andando bene, dai. Cioè, faccio il liceo scientifico sportivo, ho una scuola privata però, perché altrimenti non ce la farei. Anche tu in dad? Sì, qualche volta sì. Diciamo qualche così. Volta, quindi ti tocca andare ogni tanto, giustamente. Poche volte, quel che serve. Vabbè, comunque... Scuola e studio, ragazzi, come fanno in America i grandi americani. Qui mi raccomando, è un'altra cosa. Mi raccomando, caro De Tullio. Certo. Facci, come dire, facci sognare. Speriamo di farvi sognare. Ci vediamo agli assoluti. Agli assoluti a Riccione, alla prossima con Swim Beats. Con Swim Beats. È sempre un piacere. Anche per me. Alla prossima. Ciao.